Buonasera e benvenuti in questo nuovo video creato con la partecipazione della cara Silvia. Buonasera a tutti. E avevo dei burri vegetali da un po' di tempo che volevo consumare e insieme abbiamo fatto i burri corpo con tutti gli ingredienti che vedete qui. E c'erano oli essenziali, spezie, un po' di cose, anche oli vegetali. E ho cominciato mettendo a bagnomaria una... come si chiama? Ciotola. Una ciotolina e ho messo vari burri, chiaramente per poi venire con una consistenza solida devono avere già una consistenza abbastanza dura, diciamo, come il burro di cacao che stiamo vedendo in questo momento, che a parte che ha un odore spettacolare che proprio ti verrebbe da mangiarlo. E si mettono tutti insieme, il burro di mango che si vede in questo momento è un po' più morbido, però va bene lo stesso. E questo ho messo burro di mango, burro di cacao, che qua ne ho aggiunto un altro poco in maniera che venisse un po' più duro, e poi il burro di karité, che anche questo è mediamente duro, diciamo. E dopo un po', diciamo, dopo un po' che si... come dire? Che c'è la ciotola messa a bagnomaria. Esatto, si squaglia. Si sciolgono. Esatto, poi continui la telecronaca. Legge. Una volta sciolti, come potete vedere, potete metterli in degli appositi stampini. E... questi sono di silicone. Sì. Per il ghiaccio. Sì, sono stampini di silicone in modo che poi vi viene facilitata anche l'estrazione del burro una volta finito. Qua stiamo aggiungendo, aggiungiamo qua due gocce di olio di argan. Giusto due gocce, altrimenti viene troppo liquido. Queste sono delle gocce di un olio ayurvedico della KD e anche di queste aggiungiamo qualche goccia. Poi cosa ho messo? Ho cominciato, qua intanto li ho divisi se per caso ce n'è uno in più, perché ho levato un po' di olio da tutti quanti, dai tre stampini, e li ho messi poi in uno, perché sennò il livello aumentava troppo. Nel primo ho messo semi di finocchio, poi ho messo la cannella a pezzettini, i petali di rosa che facevano un profumo spettacolare, e poi nel quarto ho messo il rosmarino, che comunque dà quel profumo balsamico e insieme agli oli essenziali balsamici aiuta tanto. Poi si ripone tranquillamente in frigo e il risultato è questo che vedete. Vi ringraziamo per aver visto questo video. Prego. Grazie e arrivederci.